che è una mia riflessione sui giovani, però qua entro nel tuo territorio, quindi devo stare attento. Io penso che questo libro sia un libro che sia una bella storia, no, non che ho scritto una bella storia, proprio dico che sia che è una bella storia, non per come l'ho scritto, non sto dicendo che è un bel libro, è una bella storia, è la storia di, appunto, di un ragazzo che ha un sacco di problemi, che si fida di quella cosa lì, che avrà sicuramente anche avuto tanta fortuna, però è una bella storia, finisce bene, nel senso che anche quando parla dei momenti difficili, non ne parla mai con rancore, con odio, con senso di vendetta, che sono un po' tutti i sentimenti e le emozioni che vagano ultimamente in maniera molto invasiva, invadente nel nostro mondo. Allora, quello che io penso è che l'ondata scura, qui mi sposto proprio anche dal libro, parlo proprio del mondo, l'ondata scura delle emozioni più basse dell'essere umano si è moltiplicata in maniera esponenziale, no? E quindi ci troviamo ad avere un'ondata scura e una serie di persone che criticano quell'ondata scura, no? Noi siamo contro questo, noi siamo contro la guerra, noi siamo contro. Ecco, io, come dicevo l'altra sera in televisione, ed è una cosa che ripeto sempre, che il buio non si sconfigge con il buio, no? Ma con la luce. Noi non dobbiamo più scrivere storie brutte di violenza, di aggressione, le serie TV sui serial killer, e poi la televisione c'è la guerra, e poi guardi il telegiornale, i programmi televisivi sono tutta la cronaca è diventato l'intrattenimento dei nostri genitori, dei nostri nonni. Se tu ci pensi, è una cosa agghiacciante. Noi abbiamo persone dei 70 anni avanti che passano le ore in pomeriggio con il dettaglio di come è accaduto il femminicidio del giorno prima. Ma 13 pugnalate, perché 13 pugnalate nel collo? E c'è l'esperto, 13 perché, e poi c'è la ragazza che il giorno prima faceva un altro mestiere che ti spiega, è il criminologo. E io penso invece che bisogna ricominciare nel nostro piccolo a raccontare storie positive, storie di luce, storie propositive, perché io lo capisco. Perché quando uno racconta una bella storia e fa vedere l'essere umano a un livello più alto delle vibrazioni basse, automaticamente l'uomo è attratto dal bene. Siamo attratti dal male, siamo attratti dal bene. Ma il problema adesso è che è così. È che quando tu sei aggressivo sul lavoro, anche sul lavoro, senza parlare del mondo, guardate sul posto di lavoro, se sei maleducato e aggressivo, però è uno vero, lui è uno vero, cioè uno dice quello che pensa. Se tu sei educato sei già debole, no? Se tu sei educato sei uno da schiacciare. E se sei uno che si comporta bene, sei un po' da sospettare, c'è qualcosa che non mi trova, no, quello lì è troppo gentile. Invece, è stronzo, però cazzo, c'è uno che c'è il coglione così, è uno che si fa rispettare, è uno vero. Noi siamo arrivati a questo punto per cui aderiamo in maniera costante nel nostro piccolo a questo mondo basso, e ogni tanto per star bene lo critichiamo. Invece noi dobbiamo spendere le nostre energie per iniziare a creare, a raccontare le storie. Io li racconto, io sono cresciuto con le storie di mia nonna, che erano storie di sofferenza, di fatica, ma erano di una bellezza, di un'umanità, che se uno non le accoglie a quell'età, se non sa che esiste quel mondo, diventa tutto più faticoso. Ecco, questo volevo dire. Allora.